ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi cosa vi propongo? Vi propongo una pizza, ma non una pizza qualsiasi. Come tanti di voi conoscono, sta andando sempre più di moda Domino's Pizza. Domino's Pizza cos'è? È una catena di pizzeria americana che sta prendendo piede ultimamente anche in Italia. Adesso a Milano conta 11 esercizi aperti, con la prospettiva di aprirne 200 entro fine 2020 e 800 in totale in tutta Italia. Quindi oggi mi sono ingegnato e ho detto vado a provare questa pizza di Domino's, visto che vedo tanti youtuber, tanta gente che la sta pubblicizzando molto. Ed è qua. Eccola qua, signori, questa è la pizza Domino's. Pizza Domino's cosa consiste? C'ha categorie di pizze classiche, cioè le nostre, la margherita, la salamino, prosciutto e funghi, bla 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 bla. Se no c'ha il suo settore, cioè le pizze americane. Infatti prima di portare questa a casa ne ho mangiata una là, che si chiama pizza cheeseburger, che è letteralmente un cheeseburger sparpagliato su una pizza. Era molto una lordata bella pesante, infatti sono bello sazio, però le schiferie sono sempre le top. Perché comunque c'è l'alternativa, puoi crearti la pizza te. Io ho creato la pizza around, non potevo non cogliere la palla al balzo e me la sono portata a casa ed è qua sotto. Pizza around consiste in Wister, bacon, salamino piccante, cheddar, aglio, rucola e mozzarella. Andiamo a fare l'unboxing di questa pizza around. Sono un po' smorta, anche perché ha fatto un'ora di viaggio adesso. Ma questa qua ho dovuto riscaldarla, perché da Milano a dove abito io è un bel tratto. Comunque quelle pizze qua saranno un diametro di 40-45 cm, non sono grandissime, però hanno una pasta molto granulosa e molto spessa che ti sazia tantissimo. Infatti quella di prima l'ho finita a stento, avanzando pure il cordone perché non ce la facevo a finirla. C'era la possibilità di prendere la pizza col cordone ripieno di formaggio cheddar e all'inizio l'avevo ordinata così. Il problema è che se la prendevi così non c'era il formato 40-45 che è questo qua. C'era il formato più piccolo, cioè era una pizzetta così. Quindi ho preferito fare meno lordo e prendere una pizza normale. Andiamo con l'assaggio di questa pizza. Come vedete l'impasto è bello spesso, ma non perché è freddo, cioè l'ho riscaldato, perché è proprio così di suo. Vedete, è molto farinoso. E non è che vada a pazzo di questo tipo di impasto, però possiamo prendere bene, siamo ingordi noi. Allora, c'è da dire che è buona perché è buona, nel senso sono tutte cose lorde che piacciono a me, quindi ovviamente non poteva che non piacere. Il problema è l'acciuga, che l'acciuga sovrasta bene o male un po' tutti i sapori. Di solito è la rucola quello più forte, essendo amarognola. E l'acciuga batte anche la rucola, quindi però è buona, niente da dire. Adesso ovviamente non tutti gli ingredienti sono sempre nello stesso punto, quindi prima probabilmente non li ho sentiti tutti, adesso inizio a sentire anche il bacon, il Wister, vabbè, e altre cose. Vedete, è un incrocio tra una schiacciatina, una scrocchiarella e una pizza. È molto friabile, no, ci sta, buono. Io la crosta non la mangio mai, perché se mangio la crosta mangio due fette e sono già sazio. Il fettone! Beh, comunque Domino's Pizza secondo me è molto valida, è una catena che funzionerà in Italia, soprattutto perché è molto pubblicizzata. Qualità della pizza però non abbandoniamo quella italiana, che è sempre la migliore, su questo non ci piove. Però se avete voglia di qualcosa di diverso, sapori più forti, più grassi, più lordi, allora questa pizza è quella che fa per voi. Ragazzuoli, ricordatevi che se andate da Domino's avete la possibilità di fare la tessera, dove ti timbreranno. Vedete, a me ha già timbrato due pizze, cioè quella che ho mangiato la prima e quella che ho mangiato adesso. Dopo 10 pizze ne avrete una in omaggio, quindi ci sta anche, dai.
massimo andate a mangiare la pizza sempre con gli amici, avanzate l'ultima pizza, poi quando vorrete conquistare una ragazza andrete là, gli direte dai che ti porto a mangiare fuori da Domino's, tu vai là, fai la bella figura a pagare a lei, ma in realtà ne paghi una e ne prendi due e lei non lo sa e pensa che hai pagato per lei, quindi è una furbata questa, no? Mi raccomando, il 27 gennaio uscirà un video che andrò a affrontare una challenge a Lodi, un chilo di pianina, e tra i partecipanti della challenge chi ci sarà? Niente po' di meno che il re delle challenge, Thomas Hungry. Chi è Thomas Hungry? Andate a cercarlo e vedrete chi è, un mostro. Bene ragazzi, il video si conclude qua, spero vi sia piaciuto, ditemi se siete già stati da Domino's, se vi è piaciuto o se mai ci andrete, perché secondo me ne vale la pena andarci. Non sempre ovviamente, ma ne vale la pena. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo al prossimo round. Ciao!